Io ho già terminato la lavorazione del mio sprone. Nella info box di questo video vi metterò tutte le informazioni necessarie per la lavorazione. Senza contare i moduli di avvio, ho lavorato per il mio sprone 14 giri. Ho posizionato i marcatori e nel quindicesimo giro andrò a chiudere i sottomanica. Nel quattordicesimo giro mi sono ritrovata 45 moduli. Ho posizionato il modulo dispari sul davanti dividendo i moduli ossia 45 per 4 quindi ho posizionato i miei marcatori e sul davanti da marcatore a marcatore ho 12 moduli sul dietro da marcatore a marcatore ho 11 moduli e 11 moduli anche per le due spalle da marcatore a marcatore per la partenza ho usato il sistema dei moduli, un sistema che ho già adottato in altre mie lavorazioni e nella Grey Pearl e nella canotta Sherry che trovate già sul canale. È un avvio molto semplice per chi odia le catenelle. Naturalmente tutte le misure che io vi vado a dare in questo video sono riferite alla mia taglia. Voi. Se adottate l'avvio con i moduli per ogni taglia in più o in meno dovete lavorare due moduli perché nei giri successivi il modulo a ventagli si sviluppa su due moduli iniziali, da spalla a spalla il mio sprone misura sui 55 centimetri. In altezza, invece, dalla spalla alla punta del seno, misura 23 centimetri e dalla spalla al marcatore per segnare lo scalfo manica sono 19 centimetri. Naturalmente, quando avete raggiunto la misura che a voi serve per... Lo scalfo manica, il mio consiglio è quello di eh, provare a chiudere il sottomanica e vedere se vi è comoda l'apertura. Altrimenti potrete lavorare qualche giro in più, contare sempre i moduli finali, fare la vostra ripartizione diviso 4, posizionare i marcatori. Se avete il modulo dispari, lo mettete sul davanti e eh, Provare a chiudere di nuovo e vedere se lo scaffo manica è comodo. Se dovete aggiungere delle catenelle in larghezza, dovete rispettare il multiplo di lavorazione. Vi ricordo che il modulo a ventagli viene lavorato su due moduli iniziali. I punti si sviluppano su 5 catenelle. Quindi, se voi avete bisogno di aggiungere catenelle al sottomanica. Rispettate il multiplo di lavorazione del punto ventagli che stiamo facendo, che è di 5 catenelle. I marcatori li andrete a posizionare sulla maglia singola che divide i due moduli. Io ho raggiunto il mio scalfo manica, ma non l'ampiezza del torace, per cui ai Sottomanica ho aggiunto 10 catenelle per la chiusura. Una volta chiusi. Sottomanica, continueremo in tondo esattamente sui punti che abbiamo a disposizione, alternando i due giri che sono il nono e il decimo con i ventagli inversi al sottomanica. Le catenelle aggiuntive, le mie, misurano all'incirca 6 centimetri 6 cm. Quindi 12 cm aggiunti al sottomanica più gli 80 del che ho raggiunto da marcatore a marcatore è la misura agevole per me, per la mia taglia. Non ho aggiunto eh, più catenelle perché essendo il mio un cotone molto morbido andrebbe a sbarellare. Un altro consiglio che vi do, se avete raggiunto il sottomanica ma non il torace, Un'altra alternativa potrebbe essere quella di um, posizionare i marcatori e continuare per qualche giro sul davanti e il dietro separatamente fino a raggiungere la vostra misura e dello scalfo manica e del torace. Andrete poi a chiudere i sottomanica con o senza le catenelle aggiuntive. Questo dipende dalla vostra uh, esigenza di vestibilità. Mantenendo sempre il multiplo del punto, io per le mie 10 catenelle nel sottomanica andrò a lavorare due motivi a ventaglio. Il tronco scenderà morbido, ma non svasato. Se voi invece lo volete leggermente più svasato, dopo il quindicesimo giro in cui avrete chiuso i sottomanica, fate degli aumenti semplicemente aggiungendo una catenella tra il gruppo di tre maglie e la maglia singola del modulo stesso. Lavorate poi qualche centimetro, la rimisurate e se la larghezza che avete raggiunto per voi è soddisfacente, continuate sui punti che avete a disposizione, altrimenti Ogni totto di giri andrete ad effettuare un altro aumento aggiungendo semplicemente una catenella. La rimisurate e se vedete che per voi la misura è comoda continuate a chiusura del lavoro sui punti che avete a disposizione. Vado a riprendere adesso la lavorazione in tondo. Vedete che ho già chiuso il primo sottomanica partendo dalla maglia singola su cui ho posizionato il marcatore mi sono attaccata ho lavorato le mie 10 catenelle e ho chiuso con un punto bassissimo dall'altro lato dov'è l'altro marcatore sempre sulla maglia singola continuerò adesso sui punti che ho a disposizione perché non ho esigenza di aumentare la mia vestibilità è già comoda eh, così per la misura che ho raggiunto quindi parto direttamente con eh, il modulo a ventagli alternati e precisamente da questo qui che è, eh, che corrisponde al nono giro. Vado a lavorare la maglia alta allungata, perché io i miei giri li sto chiudendo con la maglia alta allungata di torta, allungo leggermente la solina, faccio una torsione verso il dietro, mi vado a pescare il filo, lo porto sul davanti, carico e chiudo le due asoline che ho sull'uncinetto e riparto. Do una catenella di separazione Carico il filo, vado nell'archetto tra le tre maglie alte e la maglia singola del modulo e lavoro la mia maglia alta. Tra la maglia singola e le tre maglie alte, ho 2 catenelle di separazione. Quindi vado a fare 2 catenelle di separazione perché, come vi dicevo, io non devo aumentare, ma se voi ne avete l'esigenza, a queste 2 catenelle andatene ad aggiungere una terza. Quindi carico il filo e vado a lavorare le mie tre maglie alte per concludere il primo modulo carico il filo adesso e vado a chiudere sulla maglia singola che divide dal modulo successivo e ricomincio una catenella carico il filo vado al centro del modulo lavoro la maglia alta singola 2 catenelle di separazione perché non devo aumentare, carico il filo, 3 punti alti. Carico di nuovo il filo e vado a chiudere il modulo sulla maglia singola che separa dal, dal modulo successivo chi invece non ha esigenza di aggiungere le catenelle accosterà le due maglie sulle quali sono posizionati i marcatori chiuderà con un punto bassissimo e continuerà la lavorazione iniziando con la maglia allungata di torta e poi assecondando il lavoro così come si presenta ho completato tutto il giro in cui abbiamo chiuso i sottomanica e vedete che sono esattamente al punto di partenza ho lavorato l'ultimo ventaglio e vado a chiudere con la maglia singola lavorata esattamente sulla maglia dove ho posizionato il marcatore continuerò adesso sulle catenelle del sottomanica e andrò a lavorare due blocchi del punto ventagli voi se non avete aggiunto catenelle ma avete iniziato dopo aver unito le due parti con la maglia alta allungata chiudete con un punto bassissimo e ricominciate la vostra lavorazione sempre con la maglia alta allungata io continuo invece sul mio sottomanica lavoro una catenella di separazione la maglia singola per il primo blocco di ventaglio due catenelle di separazione per lo spazio, carico il filo e vado a chiudere il ventaglio con le tre maglie alte. 1 2 e 3. Chiudo il blocco con la maglia singola e vado a lavorare il secondo con una catenella di separazione la maglia singola del ventaglio le due catenelle di separazione, le tre maglie alte che mi vanno a chiudere il ventaglio. 2 e 3. E vado a chiudere il giro sulla maglia allungata iniziale. Entro prendendo le due asoline, vedete? E chiudo. un punto bassissimo. Vi ho fatto vedere come lavorare i moduli nel caso in cui aggiungete le catenelle al sottomanica. Abbiamo chiuso il giro. L'altro sottomanica è stato lavorato allo stesso modo con due moduli completi. Ripartirò adesso con la mia lavorazione e continuerò in tondo sui punti che ho a disposizione, lavorando semplicemente alternato i due giri di ventagli inversi. I giri li inizierò sempre con una maglia allungata ritorta. E verranno chiusi una volta lavorati sempre su questa maglia con un punto bassissimo. Io continuo fino alla lunghezza che ho stabilito e poi vi faccio vedere il risultato finale. Vi ho lasciato alla lavorazione dello sprone, lo abbiamo chiuso e abbiamo fatto anche il lavoro per il tronco. Io ho raggiunto la misura che mi necessita, e dalla chiusura dello scalfo manica, ho lavorato 28 giri, punto su punto, senza fare nessun aumento. Perché, come vi dicevo nell'altra parte del video, non avevo esigenza di aumentare, ho raggiunto la ehm, lunghezza all'incirca sopra il bacino, e adesso vado a lavorare. Un giro di assestamento per poi riprendere la lavorazione con un bordo di rifinitura se voi volete crearne un vestitino continuate a lavorare il motivo fino alla lunghezza che avete stabilito se avete necessità di aumentare vi ho spiegato come effettuare l'aumento per allargare ulteriormente la lavorazione andrò ad effettuare lo stesso giro di assestamento per le maniche e lo stesso a bordo di rifinitura. Quello che mi preme maggiormente farvi notare è il modo in cui abbiamo chiuso i giri. Vedete che la chiusura, questa, se riuscite a individuarla, la chiusura è perfettamente in linea. E non ha mai deviato da nessuno dei lati e abbiamo eseguito la nostra lavorazione in tondo non in giri di andata e in ritorno questa è la chiusura vedete la, la lavorazione in tondo chiudendo semplicemente sulla maglia iniziale e per ogni giro io ho avviato una maglia allungata alta ritorta Se invece volete allungare la manica, andate semplicemente a riagganciarvi ai sottomanica e andate a lavorare i vostri motivi così come abbiamo fatto per il tronco, alternando i due giri di ventaglio eh, inverso, diciamo così. Io lascerò eh, la lunghezza della manica della misura che viene fuori dalla lavorazione del dello sprone riprendiamo adesso la lavorazione del fondo con il giro di assestamento lavorando tutto un giro di mezza maglia alta allungo leggermente il filo vado a fare una torsione verso il dietro pesco il filo lo porto sul davanti e lavoro la maglia iniziale Carico di nuovo il filo, vado nel primo archetto e lavoro due mezze maglie. Una e due, carico di nuovo il filo, vado sulla maglia bassa di chiusura del primo archetto e lavoro la, maglia bassa, la, la mezza maglia di chiusura. Carico di nuovo vado nell'archetto successivo e lavoro due mezze maglie alte una e due. Una mezza maglia sulla maglia bassa di chiusura dell'archetto e continuo in questo modo per tutto il giro. Andiamo a chiudere il giro sulla maglia iniziale e partiamo con un secondo giro di archetti. Vado a lavorare il punto bassissimo e chiudo il giro. Allungo leggermente, rientro nel punto di chiusura e lavoro un punto basso. 5 catenelle di separazione Lascio 3 punti di base. Quindi 1 2 3 e nel quarto vado a lavorare un punto basso. 5 catenelle di separazione Lascio Tre punti di base e nel quarto vado a lavorare un punto basso e continuo in questo modo per tutto questo giro che chiuderemo sulla maglia bassa iniziale con un punto bassissimo. Sono al termine del giro e l'ultimo archetto lo andiamo a lavorare in questo modo: 2 catenelle, una due. Carico due volte il filo, vado nel punto basso iniziale. E chiudiamo l'archetto di questo giro in questo modo ci ritroviamo già in alto al primo archetto dal quale ripartiremo per l'ultimo giro di rifinitura allungo leggermente il filo rientro nell'archetto appena chiuso e lavoro un punto basso carico il filo, vado nell'archetto successivo e lavoro 3 punti alti, quindi 1, 2 e 3, 2 catenelle di separazione per lo spazio, 3 punti alti nello stesso archetto e andiamo a chiudere il ventaglio. nell'archetto successivo andiamo a lavorare un punto basso e questa è la nostra sequenza di ripetizione per questo ultimo giro carico il filo vado nell'archetto successivo e lavoro il ventaglio di tre punti alti 2 catenelle e tre punti alti L'archetto successivo lavoriamo un punto basso. Con questo giro il nostro lavoro è terminato. Ho effettuato la stessa rifinitura anche al giro manica. Vedete come vi dicevo, ho lasciato la lunghezza che è venuta fuori dalla lavorazione dello sprone e i due giri di finitura che stiamo facendo al fondo li ho fatti anche al giro manica. Spero che anche questa volta il tutorial sia stato di vostro gradimento. Se non l'avete fatto, vi invito ad iscrivervi al canale, lasciatemi un like, io vi aspetto per i prossimi video. A presto!